Bene, 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 amici. Ale. Ale. Qua siamo nella Pork Valley, praticamente all around the pork, gira intorno tutto al maiale. E quindi, se vi è piaciuto, bene, se non vi è piaciuto, ciao che t'amavo. Eccoci, nuova puntata e siamo qui. Siamo qui, comincia ad arrivare un po' la stagione, hai capito, che si suda come un maiale, perché siamo nella Pork Valley, e cosa dire, siamo qua per fare un nuovo piatto, una roba della nostra tradizione, che sembrava una cosa nuova degli ultimi anni, invece poi in realtà questa è una ricetta, diciamo, che ha già degli anni, molti anni. E che cos'è? È una mousse. Lo dice, oi boh, facciamo qualcosa di dolce. E invece no. Sarà una mousse di mortadella. Una mousse di mortadella. Vamo là. Perché noi, col maiale, cioè, ci facciamo di tutto. E quindi anche una bella mousse. Una mousse che, quando io l'ho sentita per la prima volta, ho fatto la ola, ero in una trattoria. E infatti questa la si può trovare quando si va a casa degli amici a fare una mangiata insieme, in compagnia, in balotta, oppure quando si va nelle trattorie, adesso anche quei finger food, tutte quelle robe lì, tutte chiamate in inglese, che per me, insomma, si va a fare una bevuta insieme con gli amici. E allora ti portano questa mousse di mortadella, che come questa mousse di mortadella con che cosa si mangia? Appunto negli aperitivi, come contorno, come nei picipoci, io li chiamo picipoci, con le tartellette, salate, se no noi la mangiamo sulle streghette, poi vi farò vedere cosa sono, oppure sui grissini. Grissini, e se poi uno vuole farla apoteosi, prende un grissino di, come dicevo, di crescente, è lì porco per porco per 3-14, e quindi nulla di più. Quindi io direi di partire subito con questa ricettina, è veloce, quindi la si può fare anche all'ultimo, l'importante è avere gli ingredienti giusti. E allora andiamo a vedere quali sono questi ingredienti giusti per fare questa ricettina. Ingredienti. Allora, per fare la nostra mousse di mortadella ci vogliono 2 etti di mortadella. Mortadella bolognese, quella senza pistacchio, perché noi a Bologna le piantagioni di pistacchio non le abbiamo. Poi ci vogliono 80 g di ricotta, un cucchiaio di parmigiano reggiano, un cucchiaio di panna liquida, sale e pepe quanto basta. Ma io aggiungerei anche, se a qualcuno piace, una grattatina di noce moscata, che non fa mai male. Quindi io direi di incominciare con la ricetta e poi vediamo. Incominciamo subito a prendere la nostra mortadella. Io l'ho presa così, ma voi potete anche prenderla già tagliata dal salumiere, così fate anche meno fatica. Ma io l'avevo così, vedete qua, pistacchio ne vedete? No, e quindi amen. Allora la prendiamo, poi io adesso faccio una roba di questo tipo, la tagliamo così, facciamo già cubettini, perché dopo l'andremo a mettere dentro il nostro mixer. Se poi dopo voi volete fare un passaggio anche nel frullatore di immersione, ma io direi che il mixer basta, vedete? Questo è quello bolognese, che io la chiamo anche mortadella erba magique, perché la mortadella, io non lo so, quando si compra qui la mortadella, quando vai dal salumiere che ti fa il cartoccino e arrivi in macchina, fa un profumo che è una roba che sembra un'erba magique. Invece quando ero a Milano, che lavoravo in Radio Milano, in radio e TV, andavo a comprare la mortadella
non faceva l'effetto erba magica, ma faceva solo l'effetto herb, e quindi niente. Alcuni hanno detto, gli mettiamo nella mousse anche un po' di pistacchio. Allora non ci siamo capiti, cioè, se la mousse va fatta con la mortadella e la mortadella non va col pistacchio, perché ci deve mettere il pistacchio dentro la mousse? In aggiunta, per di più, eh? Insomma, adesso che abbiamo qua la nostra mousse da preparare, prendiamo il nostro aggeggio e qui dentro il nostro aggeggino incominciamo a metterci la mortadella senza far dei danni. Ecco la mortadella, bella, buona. Messa qui dentro, adesso direi di prendere un po' di pepe e un po' di noce moscata. Questa della noce moscata magari potete anche non farlo, poi allora viene giù. E quando parlo di noce moscata lei ha paura, perché sa che io, oh, che miseria, non viene giù. Cosa ti ho preso? C'hai paura? Dai, so. È venuta giù, eccola qua. Ecco, l'importante è non esagerare nella ricotta e non esagerare nella panna e nel parmigiano reggiano, cioè quelli devono fare da contorno, si deve sentire che c'è, che è mortadella, ecco. A questo punto gli aggiungiamo la nostra ricottina qua, bella bellina, anche la ricottina, com'è buona. Il parmigiano reggiano. Adesso mettiamo la nostra panna liquida. Ecco, casomai non la metto tutta, perché questo è più di un cucchiaio, come avevo detto. Ecco, vai! Ovviamente per fare con par condicio ci aiutiamo, vedete, ci aiutiamo anche con la spatolina. Oh, sta venendo bene. Un pochettino di sale, vedete, un pochettino di sale. Ci siamo, abbiamo amalgamato bene in modo che venga fuori una roba di questo tipo, vedete? Questa è proprio spumosa e questa la si può spalmare sulla lingua, tanta roba. Ah, questo è buono. So, c'era da subito. E mangiare. Mi raccomando, quando si fa questa cosa qui, come tutti gli ingredienti, tutte le cose bolognesi, ci va della roba buona, di qualità, perché se no a Bologna c'è una perla di saggezza che si dice: con della roba buona as fa della roba buona, con della roba tresta as fa della roba tresta. Cosa vuol dire? Con della roba buona, di qualità, si viene fuori qualcosa di buono. Infatti uno dice, le buone, come questo. Dicono, le buona, guarda qui, ma come hai fatto? Per forza, con della roba buona si fa della roba buona. Se invece fosse triste, perché noi a Bologna, quando una roba è buona, diciamo che è buona. Se una roba non è buona, quel non so che, non convince, o se triste, è triste. Cioè non è buono, non piace, infatti, cioè, bolognese sempre allegro, un bolognese triste l'avete mai visto? No, allora qui, quando un bolognese mangia una roba che non è buona, si rattrista e quindi è triste, e quindi vuol dire che la roba è triste. Invece un bolognese quando mangia, vuol dire che è buona. Adesso io qui c'è la nostra, io adesso la metto dentro un bel contenitorino e poi dopo facciamo, vi faccio vedere come va mangiata. Essendo molto mousse, questa puoi mettere dentro un sac à pots e poi fare dei rigori sopra le tartelline, le tartellette, i crostini, non i crostini, sono portate lì alla buona sulla ciotolina. E questo è tutto, semplice, veloce, efficace,
che si può preparare in 10 minuti, forse anche 15, e con pochi elementi, con pochi ingredienti, e via che si va. Quindi, se vi è piaciuto, mettete mi piace, suonate il campanello, suonate il campanello di casa, mi dite qualcosa, mi telefonate, mi mandate i messaggi, tanto c'è la mail, c'è tutto, e così. Se non vi piace, vabbè, mi mandate, fate voi, insomma. Questo è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, e se non vi è piaciuta, ciao che t'amavo! Ale! Adesso... Che spettacolo! Bene, 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 amici. Ale. Ale. E quindi, se vi è piaciuto, bene. Se non vi è piaciuto, ciao che t'amavo.